La missione Curiosity sta per entrare nel vivo. Ieri sono state provate le ruote che hanno mostrato, come vediamo nelle immagini, di muoversi al meglio. È stato alzato anche il braccio robotizzato e provato il laser. Questo è il primo bollettino meteo che arriva dal cratere Gale. Temperatura massima meno 11 gradi, minima meno 71 gradi, umidità 8% e venti in direzione da nord-ovest. Purtroppo lo strumento che misura l'intensità dei venti sembra essere fuori uso. I tecnici della NASA stanno cercando di capire le motivazioni. Nelle prossime ore, tuttavia, tra il 22 e il 23 agosto 2012, se non ci saranno intoppi, il rover inizierà a muoversi. Intanto, guardate questo filmato, mostra l'arrivo simulato di Curiosity a Marte e le reali immagini riprese dalla telecamera che sta al di sotto del rover. E poi il paesaggio marziano. Sull'onda emotiva di questi risultati, la NASA ha da poco confermato che nel 2016 verrà lanciato il robot InSight. Si tratta di una sonda che scenderà su Marte con due compiti specifici: perforare la superficie fino ad alcuni metri di profondità e studiare l'attività sismica del pianeta.